Natasha Konabir, 23 anni di età, era scomparsa dalla città di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, studiava all'università. Si erano perse le tracce fino a quando però non è stata ritrovata, ma in condizioni disperate. Non si hanno più notizie dal 18 agosto, dopo 21 giorni è stata ritrovata in condizioni disperate, ripeto. È stato un momento di gioia, le condizioni però sono apparse da subito terribili. È stata portata in ospedale dove è morta dopo alcuni giorni di degenza. Non sono note ad oggi le cause della morte. Natasha era scomparsa mentre si recava a casa dei suoi genitori per un pranzo. Probabilmente è stata rapita da dei malviventi che hanno fatto sparire nel nulla la ragazza di soli 23 anni di età. Quando è stata trovata morta, come riporta la stampa locale, era in condizioni disperate. I medici hanno fatto il tutto per tutto per salvarla, ma purtroppo era in condizioni disperate. Non si sanno bene le dinamiche dei fatti e cosa effettivamente possa essere successo. Per adesso però alcuna ipotesi viene, diciamo così, percorsa. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro a voi da Leandro, narratore italiano. Natasha Konabir, riposa in pace. Amen.